tutti, sono sempre Victor Laszlo 88 e vi chiedo scusa in anticipo sia per la luce pessima che per il riverbero nell'audio che è un po' peggio del solito, che per il fatto che questo video sembri registrato in un cesso pubblico. In realtà sono nella cucina della Svet e di solito quando registro il video a casa sua lo faccio nella camera da letto perché ha lo sfondo molto carino della libreria, ma lei è di là che si sta riposando dopo una giornata di lavoro e non voglio assolutamente disturbarla, ma allo stesso tempo volevo fare questo video perché ho tante cose da dire. Mentre registro sono passate poche ore da un annuncio in cui speravo ma che non credevo che avrei mai effettivamente sentito, perché è stata una gigantesca sorpresa, un vero e proprio momento storico. Si sono tenute le premiazioni del Festival di Venezia del 2019 e ho scoperto poco dopo l'inizio che le stavano trasmettendo su Rai Movie e quindi anche in streaming su Rai Play. Per cui il video prima di questo è la live che ho fatto per seguirle in diretta, dove trovate anche la reaction al momento di cui sto per parlare. Il Leone d'Oro quest'anno l'ha vinto Joker di Todd Phillips con protagonista Joaquin Phoenix. Quando la settimana scorsa il film è stato proiettato e c'è stata quell'ondata incredibile di entusiasmo, io ho pensato, ma vuoi vedere che vince il Festival di Venezia? Però mi sembrava una cosa talmente incredibile che non ci avevo creduto davvero, e invece è successo. E qualcuno potrebbe dire, vabbè, ho capito, ma cosa c'è da esaltarsi? Ragazzi, un cinecomic che vince il Festival di Venezia. Questo credo sia un momento che rimarrà nella storia del cinema. E subito sono arrivate le obiezioni di molti che sostengono che comunque Joker non è un cinecomic, perché, come molti dicono, in realtà potrebbe funzionare tranquillamente anche se i personaggi si chiamassero in un altro modo. Sì, certo, ma se questo film è stato fatto in un certo modo e così tante persone hanno iniziato a puntare l'attenzione su questa pellicola, è perché di fatto è un film che trae ispirazione, anche se, come dicono molti, più che altro concettualmente, da un comic americano, dal Joker di Batman. Questo significa che i cinecomic hanno raggiunto uno status di popolarità così enorme che adesso hanno iniziato a interessarsene anche registi di un certo tipo, perché di fatto Todd Phillips si è riscattato in maniera incredibile con questo film. Infatti, durante il suo discorso ha ringraziato i produttori che gli hanno permesso di affrancarsi da una certa idea che il pubblico aveva di lui, perché lui aveva diretto molti anni fa Road Trip, che era una commedia americana anche divertente, un po' volgarotta ma comunque simpatica, la trilogia di Una notte a leoni, e il pubblico l'aveva identificato con quel tipo di commedia, anche se aveva diretto Trafficanti, che aveva delle tinte comedy, ma in realtà era un film drammatico e che a me era piaciuto tantissimo ma che non andò benissimo. Ora è un regista che ha scritto e diretto un film che ha vinto il Leone d'Oro. La carriera di Todd Phillips oggi è cambiata per sempre, perché adesso verrà visto anche dai colleghi e dai produttori in maniera completamente differente. E il punto fondamentale è che i cinecomic come fenomeno, come trend, come filone, hanno raggiunto un punto altissimo. E ricordiamoci che nonostante quelli che incassano di più siano quelli di Marvel Studios, nonostante siano quelli sulla bocca di tutti, stranamente i riconoscimenti più alti li ottengono prima i film della DC. Basti pensare all'Oscar a Heath Ledger postumo per Il Cavaliere Oscuro, posto che io sono convinto che non glielo avrebbero mai dato se lui non fosse scomparso prematuramente all'epoca, anche se io credo che quell'anno se lo meritasse a prescindere. Però diciamo che era un Oscar che era stato dato anche con una valenza simbolica, però meritato. E poi Suicide Squad, che vinse per il miglior trucco anni fa,
il film sicuramente non è questo granché, però intanto da quel punto di vista si difendeva bene e quindi vinse l'Oscar. Poi Black Panther ne ha vinti anche di più, ma ci è arrivato 3 anni dopo, e adesso questo cinecomic vince il Festival di Venezia. È qualcosa di importantissimo. Che sia un film d'autore e che non sia un cinecomic classico dimostra semplicemente quanto i cinecomic siano entrati nell'immaginario collettivo, se iniziano a venire anche assorbiti dal cinema d'autore. E essendo Joker, da quello che si è capito, un film d'autore, fa un po' il cazzo che vuole col concetto di Joker, però è quel concetto lì, è stato ispirato da quel concetto lì. Uno potrebbe dire sì, però alla fine col Joker c'entra relativamente, d'accordo, ma se Todd Phillips per quel personaggio si è ispirato al Joker, e se anche avesse letto il film senza che si chiamasse Joker, l'avesse comunque pensato perché ispirato al Joker di Batman, comunque sia il fumetto ha una certa importanza. Hanno voluto trasformarlo in un cinecomic perché sapevano che la cosa avrebbe fatto discutere, ma parlando anche con persone che l'hanno visto, mi è stato detto che è vero, potrebbe anche funzionare se i personaggi si chiamassero in un altro modo, ma l'ispirazione al Joker e all'idea di Joker e al concetto che sta dietro a quel personaggio è evidente, è una reinterpretazione, e quindi è Joker, perché anche da un punto di vista visivo quello è Joker, per cui è a tutti gli effetti un cinecomic. E io non capisco perché così tante persone ormai parlino dei cinecomic come se fosse una parolaccia, dicono eh sì, ma non è un cinecomic, no, prendiamo le distanze. Ma perché? Ma che male c'è? Cioè, ragazzi, alla fine quello che conta è che sia un bel film. Io non l'ho ancora visto, non vedo l'ora di vederlo, ma credo sia la cosa più importante. Alla fine, che sia o non un cinecomic è relativo per il film in sé, ma è importante da un punto di vista pop culturale, perché sta accadendo qualcosa di importante. I cinecomic sono stati sdoganati oggi in una maniera incredibile, e come ho detto anche tempo fa nel video di settimana scorsa, francamente io non capisco certe polemiche. Ma non è un cinecomic, non scherziamo. Oppure, sì, ma non so se vado a vederlo perché quello non è il vero Joker. L'ho già spiegato, il vero Joker non esiste. Il Joker è diventato un'idea nel corso degli anni. Ognuno può farci il cazzo che vuole con quell'idea. Con quella, può creare una propria versione di Joker. Ma una cosa molto, molto fondamentale in tutta questa questione è che, secondo me, da qui ci sarà, secondo me, il lento e inesorabile declino del trend, come sempre accade con tutti i trend. Perché adesso è arrivato al cinema d'autore e quindi i cinecomic iniziano a farsi spazio un po' in tutti i generi cinematografici, perché diciamoci, il cinecomic non è un genere, è un filone. E a un certo punto ci sarà anche il manierismo, inizieranno a fare film di stampo cinecomic un po' sulla qualunque, fino a che il pubblico si disinteresserà. È fisiologico, però secondo me prima che si arrivi a quel punto passeranno ancora un po' di anni, quello senza alcuna ombra di dubbio. Quindi il fenomeno per me non è così vicino all'estinguersi, ma lentamente inizierà, per cui tutti quelli che li odiano possono star sereni. I trend sono fatti così. Negli anni 80 e 90 sembrava che girassero solo film con attori muscolari, negli anni 60 sembrava uscissero solo spaghetti western, così come negli anni 30 e 40 sembrava ci fossero solo noir. È così. Se qualcosa funziona presso il pubblico, porcaccia miseria, lo continueranno a riproporre finché il pubblico non si stuferà. E adesso va a formarsi un'altra domanda: come risponderanno i Marvel Studios? Creeranno anche loro una propria pellicola introspettiva? Perché
Il Cavaliere Oscuro era sicuramente introspettivo dello cinecomic diverso, anche Logan lo è stato, però chi ha visto Joker dice che Joker è qualcosa di completamente diverso da quelle due pellicole. È una cosa... quelle due, quelle quattro, perché i Batman e Nolan sono tre e Logan di Goldman è uno. Quindi, diciamo che secondo me potrebbe crearsi un trend nel trend. Il film ha vinto Venezia e adesso tutte le case di distribuzione e di produzione che avranno dei personaggi a livello di sfruttamento di diritti che possono prestarsi a una rilettura in chiave più psicologica, in chiave più seria, proveranno a proporli sperando che questo li porti ad avere dei riconoscimenti di un certo tipo. La Warner DC è la prima che è arrivata a realizzare un film d'autore a 360 gradi e mi basando su quello che ho letto e mi è stato detto, bisogna ancora guardarlo, cioè io devo ancora guardarlo, ma mi baso sulle recensioni e quant'altro, perché sì, è vero, non l'aveva fatto, ma alla fine quelli erano film action, erano film più autoriali, ma pare non quanto sia autoriale Joker. Per cui è stata la prima a proporre una cosa del genere, sembrava una scommessa. Anch'io all'inizio non ero convinto neanche dall'aspetto di lui, e adesso è il film che attendo di più in assoluto. Come cambiano le cose nel giro di pochi mesi? E io faccio mea culpa. Assolutamente io non ho problemi a dire ragazzi ho sbagliato, perché sono un essere umano e sono anche più fallibile degli altri. Quindi sì, mi sono... poi magari non mi piace, però non avrei mai pensato che avrebbe avuto tutto questo successo. Quindi, secondo me tra un po' ci sarà piano piano un'invasione di cinecomic più adulti. E questo cosa farà? Porterà, secondo me, una frattura nell'ambito del cinecomic. Il pubblico inizierà a dire, sì, ma questi non sono cinecomic, perché non sono cinecomic di stampo classico, sono sempre cinecomic, perché per definizione lo sono tratti da fumetti, da comic. Cioè Joker è proprio un comic americano, così si chiama comic. E quindi secondo me a un certo punto subentrerà la stanchezza e inizieranno a venire, il filone verrà fagocitato da vari generi fino a che non si spegnerà. È così, però quanto si sta evolvendo. E tempo fa, un paio di settimane fa, Todd Phillips disse che se avessero trovato una buona idea avrebbero realizzato un seguito. Però a questo punto, con il successo che sta avendo, il fatto che abbia vinto Venezia, io lo lascerei lì e piuttosto prendere un altro personaggio e fare un film su questa falsa riga in maniera diversa, ma sempre con un intento un po' più autoriale. Sentivo in Faccia di Nerd, io non c'ero l'ultima puntata, che il buon Matioschi aveva tirato fuori l'ex Luthor. Ecco, un film su Luthor introspettivo non sarebbe male, assolutamente, anzi. D'altronde, se pare abbia funzionato un film su Joker senza Batman, può funzionare anche un film su Luthor senza Superman. Però, capito, il manierismo, cioè lo sfruttamento di una certa corrente in ambito artistico fino all'esagerazione degli stilemi che la contraddistinguono, con conseguente produzione di opere anche grottesche, esagerate, arzigogolate, è dietro l'angolo, ragazzi, è dietro l'angolo. Quindi, secondo me, Joker decreta il lento e inesorabile declino dei cinecomic. E posso dirvi che mi va benissimo così, non perché i cinecomic non mi abbiano rotto il cazzo, cioè mi abbiano rotto il cazzo, assolutamente no. Semplicemente è giusto così, si va avanti e subentrerà qualcos'altro. Io non vedo l'ora di sapere quale sarà il nuovo trend che entrerà in corsa. E io amo il cinema per questo, perché è mutevole, perché essere appassionato di cinema in questa epoca storica è meraviglioso, perché siamo tutti più informati, il flusso di informazioni quasi non riesci a gestirlo, ogni giorno c'è qualcosa di cui parlare, è meraviglioso, e quanto cazzo amo questo lavoro. E ho voluto fare questo discorso un po' più completo, perché io lo so cosa dice la gente, ah sei un fanboy del cazzo, sei un fanboy Marvel, infatti sto parlando in maniera entusiastica del successo di un film di sì, quanto sono fanboy Marvel, mamma mia che stronzo che sono. Comunque scherzi a parte, vi dico che ho voluto fare questo discorso per farvi capire che a me interessa proprio il fenomeno della sua evoluzione, è proprio da studio specifico questo, cioè questa è roba che verrà citata anche in corsi
universitari. Io dico una citazione, cioè perché un film tratto da un personaggio dell'universo di Batman che vince il Leone d'Oro a Venezia. Era improbabile. Prima che lo proiettassero tutti lo consideravano improbabile e cazzo ha vinto. E io sono molto contento. Addirittura dei rumor dicono che Robert Pattinson avrebbe detto che c'era l'idea di inserire questo Joker nell'universo di Batman. Sono rumor. Ufficialmente questo Joker è uno standalone ambientato in un suo proprio universo che non dovrebbe essere incrociato con nessun altro universo. Io lo guarderò e onestamente però prima ancora di guardarlo vi dico che visto che fenomeno è diventato senza che sia ancora uscito ufficialmente nelle sale, forse è il caso che lo tengano lì e che seguano il loro piano iniziale, cioè che non, assolutamente non, lo incrocino con altri personaggi e espandano con l'universo, lasciatelo stand alone che sta avendo successo così e va benissimo. Quindi prima di considerare la parola cinecomic una parolaccia, prima di attaccare a dire ma il cinecomic ha detto cazzo, ma questo non è un cinecomic, ripetete con me: Joker è un cinecomic diverso dagli altri, che riprende solo il concetto magari, ma è un cinecomic e il successo che sta avendo lo sta avendo per via di quello che nel corso degli anni hanno rappresentato i cinecomic per il pubblico. Se ne è parlato perché si parlava per l'appunto del fatto che fosse Joker. L'aspetto ricorda tanto quello di Ledger, quello di Cesar Romero della serie degli anni 60 con Adam West. È Joker a livello di immagine, quello è Joker. Sta facendo discutere perché è Joker. È un cinecomic e non è una parolaccia. È una cosa bella, ragazzi, per il cinema, il fatto che i generi si contaminino così. Che un fenomeno pop culturale di larghissimo consumo abbia portato a quello che sembra essere un bellissimo film d'autore che ha vinto a Venezia. Se vi dite cinefili, secondo me, allora dovreste capire quanto questa cosa sia stupenda. Il popolare che incontra l'autoriale, ma è bellissimo l'autoriale che è un prodotto autoriale che nasce da qualcosa di popolare, ma è una cosa strepitosa. Ma non dovreste essere scontenti, dovreste essere contenti, dovreste essere felici che cadano certe cose nel mondo del cinema, che ci sia una commistione così impensabile. È bello. Io, da persona appassionata, sono solo contento di questo. Quindi, quello che dovevo dire su questo film l'ho detto, mi sa che il video mi è venuto più lungo di quello che avrei pensato. Io vi abbraccio. Grazie tanto bene, ormai mi incarto sulla fase finale in una maniera fantastica. E noi ci vediamo al prossimo movie blog.